Eccoci, siamo in compagnia con Raffaello Brazzale. Ciao Raffaello. Ciao a tutti e buona serata. Una partita dura, un giocatore in svantaggio, siamo rimasti in 10 ancora mezz'ora del primo tempo, ma il cuore di questa squadra è grande. È stato veramente grande, perché ribaltare una partita così dopo essere andati anche tra l'altro in svantaggio con un giocatore in meno vuol dire che la squadra è entrata con il piglio giusto nel secondo tempo, molto determinata, con carattere, desiderosa assolutamente di portare a casa i tre punti, e quelli sono stati insomma quelli che ci hanno permesso comunque di rimanere vicini e di essere insieme con il Vigasio in testa al campionato. Sì, infatti la seconda domanda era appunto se uno sguardo della classifica glielo facciamo adesso o è ancora... Ma è prematuro ovviamente, però l'importante, come diceva anche prima un nostro giocatore, l'importante è rimanere lì aggrappati diciamo ai vertici della classifica per poi giocarcela nel girone di ritorno insomma, ecco, e quindi per non perdere distanza da chi eventualmente ti sta davanti. Questo è fondamentale. Oggi, come hai detto bene te, la partita è stata una partita in salita. Dopo 30 minuti abbiamo avuto subito l'espulsione di un nostro giocatore e lì abbiamo avuto comunque la forza di reggere pur andando sotto e di ribaltare una situazione che si metteva veramente delicata per noi, e quindi un grosso applauso va ai giocatori, merito loro appunto di questo successo, perché ci porta quindi a capire che la squadra anche sotto il profilo del carattere c'è e l'ha dimostrato soprattutto oggi. Sì, questa vittoria dobbiamo anche dire che ha un valore aggiunto in più, perché la caratura degli avversari abbiamo visto che è una squadra molto forte. Assolutamente, hai detto bene, oggi abbiamo incontrato veramente una buona squadra, lo sapevamo già. Io ho già pronosticato all'inizio dell'anno che questa squadra poteva fare molto bene, è una squadra che ha giocatori di valore, giocatori che hanno giocato in categorie superiori, che ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento, e oggi l'abbiamo visto, insomma, cioè abbiamo visto una squadra che ha delle potenzialità molto molto buone per la categoria. Ok Raffaello, ti ringrazio del tuo tempo e in bocca al lupo per la prossima. Grazie, e faccio gli auguri al mister che oggi compie gli anni, quindi ho sostituito io. Bravo. Il mister che doveva esserci in questa... Lo abbiamo lasciato che stava distribuendo birra a tutti quanti. Esattamente. Buona serata a tutti e speriamo in una vittoria la settimana prossima. Grazie a te, ciao. Grazie.